Ciao, io sono Kathleen e amo il cinema. Un giorno mia mamma ha detto che da grande sarei diventata un'ottima regista. Stava scherzando, ma non riuscivo a smettere di pensarci. Innanzitutto dovevo entrare in un buon college. La mia famiglia non era ricca, quindi sapevo che non saremmo riusciti a permetterci la retta. Per questo motivo dedicavo allo studio tutto il mio tempo e le mie energie. Avevo una media talmente alta che un giorno ho ricevuto un'offerta da una prestigiosa scuola privata. Studiare lì era molto costoso. Di solito potevano permetterselo solo le famiglie più ricche, ma gli studenti meritevoli come me potevano usufruire di una borsa di studio. Il primo giorno nella nuova scuola ero terribilmente nervosa. Temevo di trovarci solo dei ricchi snob e avevo paura di non riuscire a fare amicizia. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta di non fare la codarda. Kathleen, tesoro, questa esperienza ti cambierà la vita. Ed è andata proprio così. Mi sono fatta coraggio. Sono entrata in bici nel parcheggio della scuola e due auto incredibili hanno subito attirato la mia attenzione. I ragazzi al volante erano bellissimi. Non sono riuscita a trattenermi e ho fischiato. Ragazzi come loro li avevo visti solo nei film. E poi qualcuno da dietro mi ha toccato la spalla. Ehi, stai sbavando! Quelli sono i fratelli Cooper. Diciamo che loro sono il sole. Se li fissi troppo a lungo, diventerai cieca. Quella ragazza si chiamava Megan. Aveva ottenuto una borsa di studio, come me. Megan mi ha detto di stare alla larga dai fratelli Cooper, perché quei milionari erano due famosi Casanova. Il biondo si chiama Brandon. È innamorato del suo riflesso. E il moro è Will. Il suo cuore è oscuro come l'abisso. È maleducato e freddo. Oh, grazie per l'avvertimento. Piacere, Kathleen. Megan era fantastica e insieme facevamo scintille. Temevo che non avrei fatto amicizia, ma mi ero preoccupata inutilmente. Megan aveva ragione sui fratelli Cooper. Brandon e Will guardavano tutti dall'alto in basso e si comportavano come se fossero migliori di chiunque altro. Sapevo che erano fuori dalla mia portata, ma mi piaceva ammirarli da lontano. Potrebbero fare gli attori. Io voglio diventare regista. Diciamo che ho occhio per certe cose. Dimenticati di quei due palloni gonfiati ed esci con me e gli altri ragazzi con la borsa di studio. Mi ha presentata ai suoi amici. Erano persone in gamba e piene di talento. Per esempio, Sean era un mago della tecnologia. Megan realizzava dei costumi incredibili e sognava di diventare stilista. E ora io ero una di loro. Un giorno in mensa stavamo parlando del progetto di biologia quando Brandon e Will ci hanno raggiunti. Ehi, fratelli mostruosi, che cosa volete? Questo è il nostro tavolo. Il tavolo degli sfigati come voi è quello nell'angolo. Hanno spostato il nostro pranzo di lato, senza vergogna, e hanno appoggiato il loro cibo sul tavolo. Noi ci siamo spostati rassegnati. Dai, Kathleen, è inutile discutere con loro. Io mi sono arrabbiata tantissimo e non volevo che la passassero liscia. Siete due mele marce, bellissimi fuori e marci dentro. Mi fate vomitare. Mi hanno fissata con un sorrisino perfido. Wow, la nuova arrivata alla lingua tagliente. Will, pensi anche tu quello che penso io? Sì, fratello. Anche a me piacciono le ragazze sfacciate. Non sapevo che cosa avessero in mente. Io e i miei amici ci siamo spostati nel tavolo accanto. E poi i fratelli Cooper hanno passato il resto della pausa pranzo a fissarmi e a sussurrarsi qualcosa l'un l'altro. La mattina seguente è iniziata in modo strano. Ero appena salita sulla bici quando la macchina di Brandon mi ha bloccato la strada. Ciao tesoro, liberati di quella carretta e salta su, ti do un passaggio. Preferirei sedermi accanto a una puzzola. Dopodiché mi sono diretta a scuola in bici. Per mia sorpresa Will si è avvicinato a me. Mi dispiace per ieri, Kathleen. Usciamo insieme stasera. Se devo essere sincera, ero lusingata perché non avevo mai avuto un fidanzato. Tuttavia non mi fidavo dei fratelli Cooper. Così ho rifiutato la proposta di Will. Ad ogni modo, dopo le lezioni sono entrambi venuti da me e hanno detto che gli piacevo perché ero una delle poche che aveva il coraggio di dare loro del filo da torcere. Siamo stanchi di tutte le ragazze che si gettano ai nostri piedi solo perché siamo belli e di successo. Tu sei diversa. Dacci una possibilità e ti dimostreremo che non siamo poi così male. Sembravano sinceri. Forse avevamo iniziato con il piede sbagliato. Ho detto loro che ci avrei pensato e ho raccontato tutto a Megan. Sono entrambi carini. Con chi dovrei uscire? Pronto? Apri gli occhi, Kathleen. Stiamo parlando dei fratelli Cooper. Sono lupi travestiti da pecore. Qui c'è qualcosa che non torna. Megan ha detto che voleva arrivare in fondo alla questione. Io invece volevo credere che in fondo quei due non erano poi così male. Quindi ho deciso di andare a fare una passeggiata con Brandon. Mi ha regalato un enorme orso di peluche e mi ha offerto tutto il desiderabile. Ci siamo divertiti molto, ma non ho sentito le farfalle nello stomaco. Posso baciarti? Wow, rallenta, amico. Non stiamo ancora insieme, ci conosciamo appena.
Il giorno seguente ho permesso a Will di accompagnarmi a casa dopo scuola. Abbiamo fatto un giro in città. Lungo il tragitto abbiamo ascoltato alcune canzoni romantiche e abbiamo preso un gelato. Will era diverso da suo fratello. Mi è sembrato più sincero. Quando siamo arrivati davanti a casa mia, avevo voglia di baciarlo, ma mi sono trattenuta. Abbiamo iniziato a scriverci e a mandarci meme fino a tarda notte. Sentivo che mi stavo innamorando di lui. Ma presto Megan mi ha sfilato gli occhiali dalle lenti rosa. Ha mantenuto fede alla sua promessa e ha scoperto che cosa stava succedendo. A quanto pare Will e Brandon avevano fatto una scommessa. Avrebbe vinto il primo che sarebbe riuscito a baciarmi. La cosa peggiore era che lo sapeva tutta la scuola. E i miei compagni mi prendevano in giro da un pezzo. Mi sono sentita una stupida ingenua e non sono riuscita a trattenere le lacrime. La mia amica mi ha abbracciata e ha detto che ci saremmo vendicate. Hanno spezzato un sacco di cuori e meritano di essere ripagati con la stessa moneta. Abbiamo ideato un piano. Avrei continuato a uscire con loro e avrei finto di non sapere niente della loro scommessa. Loro avrebbero perseverato nell'impresa, ma una volta innamorati di me, gli avrei spezzato il cuore, proprio come loro avevano spezzato il mio. Megan ha dato una sistemata al mio aspetto e mi ha dato qualche dritta. E voilà! Mi sono trasformata in una bellezza mozzafiato. Wow! Si innamoreranno sicuramente di te. Uscivo sia con Brandon che con Will. E ho detto loro che li trovavo entrambi carini e che non riuscivo a scegliere. Hanno fatto il possibile per fare una buona impressione. Nel frattempo io non avevo fretta di baciare nessuno dei due. Non riesco a smettere di pensarti, sei fantastica. Non vuoi baciarmi? Il mio amico Teddy ti bacerà al posto mio. Ingannare Brandon era facile perché non provavo niente per lui. Tuttavia le conversazioni con Will erano molto profonde e un giorno mi ha detto che aveva un rapporto difficile con il fratello. È tutta colpa di nostro padre. È da quando eravamo piccoli che cerca di metterci in competizione. Mi sono abituato a comportarmi da affascinante idiota menefreghista. Ma quando sono con te sono sincero, sei speciale. Dopodiché ha aiutato una signora anziana ad attraversare la strada. Mi sono chiesta se fosse veramente un bravo ragazzo o se stava solo cercando di farmi una buona impressione. Sfortunatamente Will mi piaceva sul serio, ma sapevo che per lui era solo un gioco. Pensarci mi faceva soffrire. Smettila di sbavare. Will è un bugiardo e la pagherà cara. Poco dopo i ragazzi mi hanno invitata a una festa che si sarebbe tenuta nella loro residenza di campagna. Io e i miei amici abbiamo deciso che era l'occasione perfetta per realizzare la nostra vendetta. Oh, sarebbe stato incredibile. Avevano invitato tutti i ragazzi più popolari della scuola. Devo ammetterlo, il posto era bellissimo. Ma non ero lì per divertirmi. Mentre stavamo ballando, ho detto agli invitati che avevo trovato su internet un affascinante racconto dell'orrore. La gente del posto è convinta che in questi boschi viva una presenza inquietante che si nutre delle anime dei turisti. Ovviamente tutti sono scoppiati a ridere e hanno risposto che solo i bambini credevano a certe cose. Faceva parte del piano. Brandon e Will hanno continuato a provarci con me. Kathleen, tesoro, non hai ancora fatto la tua scelta! Ascolta il tuo cuore, Kat. Ho finto di pensarci e ho proposto loro una gara di velocità nel bosco. Il vincitore sarebbe diventato il mio eroe e lo avrei baciato. Ovviamente hanno accettato. Infatti quella era l'unica cosa che gli importava. Mentre salivano in macchina si sono scambiati un'occhiata e si sono avviati verso il bosco. Ora lasciate che vi parli del piano. Il mio amico Sean, il genio della tecnologia, aveva combinato un casino con le loro auto. Niente di serio, si sarebbero solamente fermati in mezzo al bosco. Megan li stava aspettando travestita da mostro. Aveva preparato il costume il giorno prima. Io me la cavavo come regista e sono riuscita a nascondere diverse telecamere tra gli alberi. Avrei trasmesso la diretta alla festa. Ragazzi, guardiamo un bel film! Ho acceso il proiettore e tutti hanno visto le auto di Will e Brandon ferme in mezzo al bosco. Hanno aperto il cofano per cercare di capire che cosa fosse successo. Ma poi Megan è apparsa con indosso un costume da mostro. Wow, il costume era così realistico e inquietante che mi sono venuti i brividi. I fratelli si sono aggrappati l'un l'altro terrorizzati. Ah, il mostro di quella leggenda! Vuole rubare la mia anima! Come se Brandon l'avesse. I fratelli sono tornati di corsa alla villa con la coda tra le gambe. Quando sono arrivati, i loro amici li hanno accolti ridendo come matti. Non credevo che foste due codardi. Brandon, hai urlato come una ragazzina. È uno stupido scherzo. Che cosa sta succedendo? Ve lo meritate. Gli ho detto soddisfatta che sapevo della loro scommessa. Ero sicura che non ero la prima ragazza a cui avevano mentito. Quindi dovevano aspettarselo. Kathleen, scusami se ti ho mentito, ma ti giuro che sono innamorato di te da diverso tempo.
Anche io ero innamorato di te, ma ci hai umiliati. Non ho voluto ascoltarli e me ne sono andata dalla festa con i miei amici, abbastanza soddisfatta di me stessa. Abbiamo festeggiato la nostra piccola vittoria in pizzeria, anche se nel profondo mi sentivo vuota. Will mi piaceva sul serio. I giorni seguenti a scuola abbiamo continuato a lanciarci delle occhiate, ma non ci siamo parlati. Brandon era arrabbiato, mentre Will sembrava solamente ferito. Ho provato a non pensarci e alla fine avevo ottenuto quello che volevo. Poco dopo ho scoperto che la loro famiglia si era trasferita in un'altra città e dopodiché non ho più saputo nulla di loro. Io e Megan ci siamo diplomate e siamo entrate in un college d'arte. Lei voleva diventare stilista e io ho inseguito il mio sogno di diventare una regista. Ci siamo avvicinate molto e passavamo la maggior parte del nostro tempo libero insieme. Stava andando tutto bene, finché un giorno a campus ho incontrato i fantasmi del mio passato. A quanto pare Brandon e Will studiavano nel nostro college e volevano diventare attori. Ci siamo ignorati per un bel po', ma poi un giorno, dopo una lezione, sono uscita in corridoio e ho visto Will con dei fiori. E poi Brandon si è avvicinato a me. Anche lui aveva una specie di regalo. Quando si sono visti si sono arrabbiati l'uno con l'altro. Brandon, lasciaci stare. Io e Kathleen dobbiamo parlare. Calmati, fratello. Anche io la rivoglio indietro. Smettetela! Non voglio avere niente a che fare con voi due. Sono passata in mezzo a loro e me ne sono andata a testa alta. Mi c'era voluto un po' per dimenticarli e non volevo ripetere gli stessi errori. Ho raccontato tutto a Megan. Cavoli, sì. Sono contenta che li hai rifiutati entrambi. Ho continuato a ignorarli, ma incontravo sempre Will. L'ho visto aiutare delle signore anziane e sfamare dei cani randagi. Magari non aveva fatto certe cose solo per impressionarmi. Un giorno l'ho visto giocare a baseball con alcuni ragazzini. Uno di loro ha lanciato la palla nella direzione sbagliata e mi ha colpita. Will se ne è accorto ed è corso subito da me. Cotto, stai bene? Mi ha fatta sedere su una panchina e mi ha dato una bibita ghiacciata da appoggiare sul punto in cui ero stata colpita. I nostri occhi si sono incontrati e ho sentito le farfalle nello stomaco. Ci avevo messo così tanto per dimenticare Will, ma c'era voluto pochissimo per far riaffiorare i miei sentimenti. Siamo rimasti seduti lì a lungo a chiacchierare. Mi dispiace per quella stupida scommessa. Sono stato un idiota. Io e mio fratello siamo sempre in competizione per colpa di nostro padre. Ma io mi sono innamorato di te per davvero. Gli ho detto che ero arrabbiata. Mi aveva ferita, ma la mia vendetta aveva superato il limite. Anche io mi sono scusata. Dai, io e Brandon ce lo siamo meritati. Da quella volta ci siamo parlati tutti i giorni e poco dopo siamo diventati una coppia. Avevo ancora qualche timore, ma ho deciso di fidarmi di Will perché lo amavo. Megan non era entusiasta. Hai davvero intenzione di ripetere lo stesso errore? Ultimamente hai passato così tanto tempo con il tuo finto principe azzurro che non ci vediamo quasi più. Mi dispiace, Meg, ma un giorno ti innamorerai e mi capirai. Ero al settimo cielo, ma poi Megan mi ha riportata con i piedi per terra. Kathleen, quei bastardi hanno ricominciato! Mi ha mostrato un video. Ho visto Brandon discutere al telefono con qualcuno. Stava parlando di una scommessa. Probabilmente stava parlando con Will. Mi ha distrutta. Non poteva succedere di nuovo. Ero furiosa con me per essermi fidata di Will così facilmente. E l'ho lasciato quello stesso giorno. Stava andando tutto bene. Perché ora mi lasci? Smettila di mentire. So della scommessa. Congratulazioni, finalmente hai vinto. Sono andata a lezione e all'improvviso ho visto Megan e Brandon in corridoio. Riuscite a crederci? Stavano festeggiando la rottura mia e di Will. Sono andata da loro come una furia. Volete spiegarmi? Megan e Brandon si sono scambiati un'occhiata e hanno ammesso che il video era falso. Brandon voleva vendicarsi per lo scherzo della festa e la mia amica era arrabbiata con me perché passavo meno tempo con lei. Mi dispiace, Kathleen. Non voglio che ci allontaniamo. Bravi, avete fatto un macello. Dovevo trovare Will. Che ingiustizia. Per mia sorpresa, lui mi stava aspettando davanti alla porta con in mano dei fogli pieni di scritte. Kathleen, nell'anno in cui non ci siamo visti ho scritto queste poesie per te. Che altro posso fare per dimostrarti che i miei sentimenti sono sinceri? Non devi più dimostrare niente. L'ho baciato con dolcezza su una guancia. Si meritava quel bacio tanto atteso. Siamo tornati insieme e io ero più felice che mai. Dopo un po' ho fatto pace con Megan e ho scoperto che stavo uscendo con Brandon. Ero felice per loro. Secondo voi ho fatto bene a dare alla mia amica un'altra opportunità? Rispondetemi nei commenti qui sotto e non dimenticate di lasciare like.